Love Rock and Roll, Joan Jett and the Blackhearts, nella mia puntata preferita di Personal Giulia di quest'anno, lo posso già dire perché ho ospiti con me gli editors. Hello guys, how are you? Hello. Good. I'm always so happy when you're here with me. It's always like Christmas every time. Yo ho ho. So you're here to present your brand new record, Black Gold, which is your first best of after 14 years from the back room. Why did you feel a need to put out the best of? It felt like a good time to do it. We did three records when Chris was in the band, and there's been three records since then, so it was a nice symmetry. It felt like a good time to take stock and go, this is what we've been doing for the last 15 years, you know. Ho detto alla band che dopo 15 anni dal loro esordio, dopo 14 anni dal loro esordio The Backroom, è stato messo appunto, è stato pubblicato Black Gold, il loro primo best of. Ho chiesto alla band come mai si sono sentiti appunto in dovere di pubblicare il loro primo greatest hits. Giustamente ci dicono: abbiamo fatto tre dischi con Chris all'interno della band, tre dischi senza di lui, quindi la simmetria era perfetta, era il momento giusto. In this record there are new versions in acoustic of some of your best hits, so you wanted to give a new life to these songs that maybe not all your fans knew before. Yeah, I mean, some of those songs are quite rare that we did acoustically. It was quite nice to spend time with things like Let Your Good Heart Lead You Home and Distance. I've not sung those songs for years, so it was quite nice for me, you know, let alone, yeah, hopefully the fans like it, you know. We do. Ci sono delle canzoni molto rare anche in versione acustica. Ho chiesto, forse era proprio un tentativo di dare una nuova vita, una nuova chiave a queste hit della loro carriera che magari non tutti i fan conoscevano prima. Tom ci risponde: sì, assolutamente, sono delle canzoni molto importanti per me, raramente le abbiamo addirittura eseguite dal vivo. Questa nuova veste acustica è proprio un regalo che abbiamo fatto ai nostri fan nella speranza che a loro piaccia. Which method did you use to build the tracklist? Maybe the help from the fans during live shows? I just had a fight. Yeah, I mean, it was a democratic discussion, I reckon. It was. Yeah, I think, you know, we made the decision to only have it on one CD, which puts constraints on you in the first place. So I think, and trying to represent every record, have a song from each record, and also I guess we picked some songs that are very important to our fan base, like Sugar and No Harm weren't necessarily the most commercially successful singles, but they've definitely been an important part of the story. So I think, yeah, it was about trying to get that balance. In questo best of ci sono brani molto importanti come per i fan come Sugar e No Harm, però diciamo che costruire la setlist per il primo best of è stato molto difficile, ci sono state grandissime discussioni a riguardo, hanno cercato di prendere una canzone che rappresentasse in pieno ogni disco e insomma alla fine questo è il risultato. There are three new tracks in Black Gold, this is the title track, Editors, Black Gold. Editors, a Personal Giulia con Black Gold, la title track del loro primo best of che appunto contiene anche tre inediti. Noi gli editors oggi ce li abbiamo qui. And you'll be back in Italy in February 2020 for three shows. And so many people are asking me, so I'm just asking you now, but it's not a question for me. Why you never play You Don't Know Love live? We have played it a little bit. Yeah. It's come in and out a couple of times. Yeah. Yeah. So it's funny, some songs are survivors and some songs aren't. I know. Yeah, that one wasn't, unfortunately. Hanno detto che siccome molti fan mi hanno chiesto perché non suonano mai dal vivo You Don't Know Love, che personalmente è una canzone che adoro, però comprendo il discorso che fanno, che non si adegua molto al live, al tipo di live che fanno al momento. Tom ci risponde: ci sono canzoni che ci sopravvivono, altre che invece soccombono. Questo è il caso di You Don't Know Love. So guys, now we're going to move for your special showcase on our Virgin Radio stage. So thank you for being part of Personal Giulia today. Thank you for having us. Always a pleasure. Thank you so much.